a casa. A 30 anni è il periodo dei matrimoni. Io solo quest'anno ne ho 4. 4 matrimoni, 8 persone che si sposano. Di queste 8 ne conosco 3. Vado a festeggiare gente che non conosco. Potrebbe essere chiunque, jihadisti, picchiatori, elettori del PD. Ogni matrimonio sono 100 euro pro capite, 100 euro per te, 100 euro per il tuo più uno. Almeno la cosa buona è che finalmente hanno sdoganato il bonifico e la lista nozze è un comodo IBAN. Di questi 4 matrimoni uno lo devo celebrare io, quindi oltre a non cavarmela con i 100 euro di tariffa standard, dovrò andare a ringraziare gli sposi di avermi concesso l'onere e l'onore di rovinare loro l'esistenza, perché a 20 anni che si è stupidi davvero, non a 30. A 30 sai come stanno realmente le cose. Perché lo sai? Perché ti ritrovi in ufficio il tuo compagno del liceo, quello che non si è laureato e che poi peraltro adesso è anche il tuo capo ufficio, che si è sposato a 23 anni e già divorzia. Se sei single a 30 anni non hai molte possibilità. La prima possibilità è puntare alle maturande. C'è gente così che fa il figo con la macchina, la Saxo del 96, davanti ai licei. La seconda possibilità invece è puntare all'usato dismesso. Puntare al nuovo a 30 anni è molto rischioso. Se una donna è rimasta da sola per 30 anni, una cazzo di ragione ci sarà. Se per 30... Se per 30 anni non ha trovato nessuno che le andasse a genio, è improbabile che sia proprio tu il suo principe azzurro. Questa cosa qua la spiegano ad economia al primo anno, corso di marketing, modulo retailing. Il prodotto che rimane sullo scaffale è un prodotto da non comprare. C'è poi un'altra possibilità. Si può passare per esempio alle bambole gonfiabili, e passare da una donna a una bambola gonfiabile è un po' come passare dal Müller Mix al cremoso mix della Coop, è un po' peggio ma non è che ti puoi lamentare, comunque entrambi hanno i loro pregi. Io pensavo di essere immune da tutto questo, il crescere, dico, lo sposarsi, il far figli. E invece sono rimasto fregato, mi sono messo con questa ragazza, una trentenne suffragetta emancipata, di quelle prima la carriera e poi la famiglia. Quelle che quando ci siamo messi insieme mi fa, io ho bisogno dei miei spazi. I suoi spazi un cazzo. I suoi spazi per i primi 15 giorni se ne vanno a fanculo con la tua spensierata giovinezza. Queste trentenni che sono cresciute leggendo i libri di Chiara Gamberale si sono costruite un castello di sicurezza intorno. E quand'è che crolla questo castello? Ai matrimoni, perché vedono l'amica delle medie con i due bambini vestiti da marinaretti e si riempie loro il cuore di gioia. Ma io dico, ma al posto che guardare i bambini, guardate i genitori, guardate gli occhi dei genitori, questi occhi cerchiati di nero, iniettati di rosso, gli occhi che hanno metronotte e fornai, gli occhi che ha chi non dorme. Parli con un qualunque padre e quello che ti dice è la cosa più bella che mi è capitata. Dice, ma cosa, nello specifico, cos'è che fai di così bello? Facciamo, guarda allora, guarda, di giorno io lavoro, il bambino sta con Luisa, la mia compagna. Di notte il bambino non dorme e quindi ne approfitto per fare il mio turno e cambiargli il pannolino. Ma cosa c'è di così bello? Fai, questa è la magia. Fa, no, non è magia, è merda. È merda, pulisci la merda di un altro. Fa, no, non puoi capire se non l'hai provato. No, sti qua provano a tirare l'inculata anche a te. Sono come quei venditori di corsi per studiare più velocemente. Non so se ci sono anche a Milano. Di solito sono delle matricole di campo basso che si appostano fuori delle facoltà. L'unico modo che hanno per rientrare dell'inculata che hanno comprato loro il corso è venderla anche a te. L'unica cosa seria che mi spinge a fare un figlio è finalmente rovinare il sonno a quel pezzo di merda del mio vicino. Comunque è più o meno alle 6 di sera, quando sei al secondo primo del pranzo nuziale, che guardi la tua amorosa e vedi che è bramosa in questa giornata di solo amore, di sentirsi fare la famosa proposta, che mi vengono in mente le parole di un noto penalista bolognese che circa 12 anni fa mi disse, ricorda, sembrava Mufasa, quello del Re Leone, ricorda, sei dai il cazzo a una di 30 anni, per riaverlo indietro hai bisogno dell'avvocato. Ora figuriamoci che io il cazzo a una di 30 anni che di professione fa l'avvocato, come perso, e quindi è in questi casi che mi stanno sul cazzo i gay. Perché? Perché i gay hanno la risposta perfetta alla domanda che uno della metà non vuole sentirsi fare. Perché non ti sposi? Perché non posso? Non posso, la legge me lo impedisce. E cosa fanno questi rotti in culo? Si lamentano! E quindi io faccio un appello ai cattolici ben pensanti che stanno al potere. Legalizzate il matrimonio fra omosessuali. Togliete questo privilegio a questa gente che non sa come sfruttarlo. Se volete veramente danneggiare i gay, vietate loro il divorzio. Grazie.
Wow.